Allora, riproviamo collegando questo al Aspetta, punto G. aspetta, aspetta. Adesso, non vorrei aver consumato. No, ok. Senti il Allora, fosso. riproviamo. Vado. Aspetta che mi tolgo. Quindi, on. Ok. Allora, così. Ta. Ok, colon. Aspetta che portiamo attenzione accettabile. Niente, non passa la corrente. Non credo che siano 2 microampere di No. standard, eh? Prova a far girare il continuo. Ah, perché dovrebbe Boh, funzionare? non lo so. Questo è acceso, vicino. Ok, no, non sta passando corrente nelle bobine. Non è che mi sta controllando questo. Beh, Boh, no, l'unica cosa intenso. di cui dovremmo essere sicuri è che qua ci sia il positivo e qua il negativo. Infatti, ora lo misuriamo. Tienilo acceso. Allora, mettiamo tensione, allora mi grazie perché mi sono qua. Allora, tensione. No, si è spento. Ok, l'ingresso c'è. L'uscita è in corto, però nell'uscita non si sta passando corrente. Ma c'è un fusibile qui in mezzo. Quello è il fusibile No, dopo connesso. non c'è il fusibile di Qua. base. Qual è il fusibile? E poi vedrò se funziona. Che si è rotto quello? Andiamo. Ormai ci Comunque, controlliamo. stacchiamo la batteria e cose, c'è sempre quei condensatori collegati che potrebbero far esplodere tutto. Allora, vediamo un po' questo fusibile. Un casino, eh. Voglia, ma perché vediamo no? un po' di calore. Cosa? Ah, avete aperto la battosica. Bruciamo ancora un po' di gas. È infusibile, Ma c'è un tazza. eh? Non c'è filo dentro questo fusibile. Come non c'è filo? Certo. No. Mettilo in continuità. No, gira Vedi? il cacao. Questo. È quello. È quello. No, se non l'avevi messo bene. Sicuro. Yeah, possibile bruciare. Tana, tana, nana, Ma se no. rotto. Adesso vediamo cosa succede. Quindi possiamo usare questo. No, dopo devi riuscire a muovere, a togliere. Sì, no, quello già ho fatto. Con questo qui. No, tu non potresti graffiare il switch. Adesso No, riverifichiamo dopo, sul punto. dopo. Sul bagno. Non arriva a verificare. No, basta prenderlo Sì, così. giriamo l'asse, che dall'asse riesce a girarlo più Dopo dai. velocemente. Vuoi per forza girarlo dall'asse veloce? Sì, dall'asse riesce a girarlo più veloce perché hai una velocità tangenziale minore secondo la velocità. Ma devi essere più scomodo. Il triangolo con 2 giri di manovella, quello lo accelererò Non molto. riesco a dirci. Vedi come farebbe? Ma che è diverso sto fusibile, non c'entra. Dici? No. Lo vedi qua com'è? Perché sono io che non ho. Cioè, ecco, non ho Ah, centrato ok. la Tocca velocità. la base. Tocca la base. Effettivamente Sì, mi sta tocca qua. confondendo. Qua? Vedi come farebbe senza il volano? Sì. Così. Adesso lo sto facendo io e quello è un impulso che frena. Se Sì, no sarebbe un impulso sì, sì. Sì. che Fallo accelera. sentire. Aspetta, aspetta. Ferma. Ma non si sente. Questo perché Ah, c'è ma è l'accoppiamento l'alternatore. magnetico. No, l'ho tenuto fermo No, è questo. l'accoppiamento magnetico con questo che fa il Però adesso è vabbè. l'accompagnamento magnetico con questo. Se io alimento le bobine, Lo fa solo con sono le le bobine, bobine sì. che danno quel grado. Allora, il fusibile c'è. Quindi, pronti? Allora, Questo sta questo al al minimo. minimo. Il Questo lo teniamo voltaggio così. lo teniamo così adesso. Allora portiamo a 15. Proviamo a portarlo a 15 e 5, più o meno ho capito come. Due quarti e due Quello secondi che c'è. Che c'è qui. A 15, almeno facciamo una tensione che non sia più bassa.
Aspetta che c'è questa è accesa. E per il 14 e 4, quello che c'è nella batteria. Vediamo. Ok. Giriamo? Allora, quindi. Verifichiamo che i magneti accendano, quindi 1, 2 e 3. Ok, gira, scoppia. Che è stata volendo. Ok, vai di qua. Non riesce. Non l'avevo tolto. Era molto veloce. Ascoltiamo. Sto rallentando, no? Aspetta, rifallisci l'esperimento e vado a mano di nuovo. Ok, spengo. Fatto questa. Ma non partire proprio da zero. Infatti, parto da qua. A parte che te lo muovo io da qua. Vai. Pronto? Vai, c'è la. Ok. Vai, ecco. Sta andando. Aumenta un po'. Occhio però, è piano. Lascia. Sì, sta accelerando. Vai, accelera ancora. Arriva. Guarda, è aumentato di 0,1. L'ho aumentato di 0,4, attenzione. Arriva 15,5, mettilo proprio. L'ho messo a 14,4. No, l'ho messo a 14,4. Sì, mi ricordo, sì. Quanto abbiamo scappi della batteria, ma per curiosità? Accelera ancora un po'. Aspetta, non tienilo, che vuol dire che abbiamo beccato per culo la risonanza. Poi ci spostiamo nel caso, fammi vedere un attimo la tensione di uscita. Tensione. Adesso, si sta caricando la batteria, se per culo abbiamo attaccato anche le altre. Quanto era prima? Sta scendendo. Staccala. Aspetta. Lasciarli attaccata a quello. Lasciarli. Sì, questo lo dovremmo lasciare qui. Ok ragazzi, il motore ha preso vita. Il free energy di Stefan sta andando. 15 volt. Calcolo che bisogna regolare questo. Forse devi regolare anche il read switch avanti e indietro. Anche questi. Devi regolare questi. E regola, dagli il voltaggio 15,5 come dice lui, sì, okay. Sì, dagli lo così almeno esatto. Siamo sicuri che quel parametro è corretto, forse. Speriamo avere un'oscilla però. Ma quello deve andare al 100%. Ma non è che, ecco, per staccare e attaccare le bobine, forse sono quelli. Ma quello non è per staccare e attaccare le fasi, è per combinare le fasi. Qui allora, combinare le fasi qui come funziona? Non metti da fregarle in corsa. Infatti, ma in corsa non è. Allora, la tensione sta scendendo, quindi questo sta consumando adesso. Vediamo. No, ma proprio a poco. Ok, torna indietro con quello adesso. Ma lascia così. No, bisogna. Chi te lo dice che deve stare quel tanto? Vabbè, ma l'amperometro allora non funziona, raga. No. Vedi? Non sta funzionando. Ma chi te lo dice che deve stare qua? Ok, stai aumentando questa tensione. Bruci, cioè, potresti bruciare quello oppure il fusibile. Ma se questo arriva a 32 volt? Sì, ma è acceso a quella tensione. Vedi che adesso sta migliorando. Cosa sta migliorando? Ma questo chi te lo dice? Senti. Io non capisco, ci sia scritto che questo deve essere a 15,5. Nel documento. Lui lo dice il tizio. Ha detto che a 15,5 c'è la migliore risonanza. Ok, quindi le bobine sono state montate giuste, il sistema funziona, adesso dobbiamo vedere come ci funzionano queste. No, aspetta un attimo, prima di vedere come funziona, guarda dove lui ti dice out, perché tu noi siamo lo stiamo alimentando. No, l'out è questo, sono questi. Cioè l'output esce dagli stessi fili poi con un gioco di dire. E controlla se c'è tensione lì. Dove? Nell'output. Ah, tensione è questa. No, nell'output. Che è l'ingresso? No. Allora, mettiamole in serie e vediamo se c'è corrente. Cioè? Cioè, mettiamo quello in ampere e vediamo se sta andando. Non riesce a vedere quanti ampere sta consumando adesso, perché non funziona quello affare. E neanche quando sta caricando. Sta diminuendo anche la tensione qua.
Però dico, io direi, il problema a staccare è questo, ad essere si mantiene alimentata innanzitutto. Ah, dici? Dovrebbe, se no danno non ne faccio. Beh, consumo. Si sta consumando, ma sta consumando per la metà poco. No, non sta consumando. Sì, guarda, sta scendendo di zero. No, no, dov'è? Come consuma? Come è attaccata la batteria? Scusa, è attaccato solo a un polo. Ma il polo è attaccato a quello. Dai, non c'è il più della batteria attaccato a nulla. E lì. Il più della batteria qual è? Questo. No, il più della batteria, no. Ah, infatti non è attaccato nessuna parte. Cos'è che sta consumando? La corrente che c'è nei supercapacitor. Ma come fai a misurare la corrente tra lì e qui? No, la tensione, scusa. Ah, ok. Il trifase sta ridando corrente indietro adesso? Credo. Possiamo... Cioè, è collegato, quindi credo. Ma questi ci possono giocare? Allora, se... dice che lo può fare. Sì. Se lo fa lui. Se io... Hai visto il video che ti ho fatto vedere prima? Quando li metto giù... Tutti quanti? Tutti e tre, li sforza. Un sacco, non so che combinazioni siano, però lì è che tutto in corto. Sì, non lo so se è in corto. Prova, proviamo. Ma in corto, se ne sposto uno, dici. Prova uno per volta. Torna. No, aspetta, vediamo cosa succede alla tensione. 12. Devi permettere che ricarica. 13. Oh, sta salendo. Aspetta, bisogna permettere a quelle di ricaricarsi perché per un po' abbiamo. Sta salendo, vediamo. Secondo me le fasi è per attaccare le fasi. Sì, sì. Ma no, attaccare e staccare, combinare le fasi. 15. Tiro di qual è? A 12.6 deve arrivare. Se scende sotto i 12.6, quando si ritorna, vuol dire che sta usando. Ne abbiamo un sacco in officina. Porca miseria, io lo volevo prendere. Volevo prendere. Recuperati da un'unica azienda. Ma vabbè, puoi misurare gli ampere comunque da qua. Sì, vai. Dobbiamo metterli in serie altri. Però quando ci sono differenze di tensioni così piccole. E qui aumenta un po'. A 15. 15.5. E così. Io direi di far accelerare un po' e mettere un'altra fase. Sì, vediamo cosa succede. Cioè, sta salendo. Se continua a salire voglio vedere. Sento poco cosa. Dopo un'ora, se continua a salire, no, per un'ora, la batteria vuol dire che non sale per un'ora perché ora si fonde, gli succede qualcosa. Se vediamo che sta arrivando a 15 volte, è sicuro che ha prodotto più di 12.6 che c'erano prima. Ah, ok. E comunque bisogna vedere anche se riusciamo a prelevare copia adesso. Non è stabile, guarda come oscilla tutto. Dici che. Vedi. Questa è la eventuali. No, cioè, ma non vedi qualche che sono, parte che è più pesante. Sono questi che non sono messi parallelo, ma sono messi così. No, va bilanciato il. Capito, li vedi i dischi che non sono messi paralleli, questo vibra così. Sì. Andava, va bilanciato il rotore. Sì. Ma anche il suo vibra peggio di questo. Però lui lo mette su un tavolo molto più stabile di questo, sì. E non si vede. Invece questo. Al centro qua dovremmo metterlo. Qui è spostato al bordo, quindi tende a fare. 19. Mi sembra che non si sposti da quel valore. Oh, se anche tiene così. No, sta salendo. Scopriamo un'altra fase. Se resta a questa tensione per una settimana, è già qualcosa, perché quello sta girando. E comunque stiamo bruciando corrente da, sì. Da LED, da lì. Cioè, sì. Spegni questi due, sicuramente è qualcosa in più. Stai muovendo aria comunque. Sì, infatti. Nel vuoto deve funzionare questo. Ma infatti un test che volevo fare io è proprio nel vuoto. Ma il vuoto non esiste, quindi se tu fai il vuoto non lo tappi. Ma è sempre la pompa a vuoto accesa. Se dovesse. Difficile da farlo quella. Se dovesse tirar fuori. Se l'energia in più la dovesse tirar fuori dall'energia del vuoto, potrebbe succedere la stessa cosa. Che... l'energia del vuoto. L'energia di punto zero. Cos'è? Nel nulla c'è appaiono e scompaiono continuamente particelle, quindi c'è un'energia potenziale infinita nel vuoto. E quindi come ti risolve, come la prendi di più questa energia? Sta scendendo, cazzo. Sta scendendo? Sì, adesso sta dicendo, vediamo, spostiamo un'altra.
No, quello sta fermando. Togli anche l'altro? No, sto fermando. Vuoi accelerare da qui? Stacca l'alimentazione. No, è no, così la configurazione. Questo dovrebbe aumentare. Aspetta, se poi vai qua. Vai. Vai, adesso. Una. Abbassa il centrale. Provane un'altra. No, 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 no. Ah, fusibile forse. Sì. Dici. Qui sicuro è andato fusibile. Ma è possibile, porca miseria. Comunque questo non è caldo, quindi queste ne possono prendere il corrente, queste ne possono prendere. Questo è un po' caldo. No. Questo è un po' caldo, il dissipatore qua. No, vabbè, quello è normale, sta continuamente convertendo tensione da una parte all'altra. Ma che... La batteria da sola quanti volt dava prima? La batteria 12,6, sì. Una cosa del genere. Ne cambiamo il fusibile. Basta andare a assorbire più corrente che sale da solo la batteria. E guarda adesso quant'è. Cioè? Sta salendo. Ah, beh, è normale. Vabbè, tanto l'abbiamo fatto girare che è già tanto. Figo. Sta filmando ancora. Sì. Andato? Andare, sì. Sì, posso mettere un'altra. Vuoi ruotare? Dove me l'ho messo? Ce ne sono con due. Però così non, cioè, non riuscendo a vedere gli ampere lì, li bruciamo un sacco di così due. Che non, siamo, non vediamo quanti sono. E magari superiamo. Ma ci abbiamo un altro tester economico. Magari abbiamo superato comunque 2 ampere. Di... Magari che dovevamo prenderlo adesso. Cazzo. Ci sono state. Ma magari c'era pure il l'amperometro lì. Sì, sicuro. C'era? Sicuramente. Vado a prenderne uno al volo. Dici. C'è un altro tester. Il tester è vecchio, ok. L'hai buttato? O c'è la parte amperometrica ancora funziona? No, 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 è andato proprio, è andato. Vado a prendere un coso così. Se ce l'hanno. Allora andiamo, ora ci prendiamo anche qualcosa da mangiare. Tanto la soddisfazione c'è. Adesso funziona. Dai, sono 8:15. Allora. Andiamo, lo prendiamo, andiamo a mangiare e poi torniamo. E poi. E poi vediamo, potete rimanere qua. Chiama tuo cugino, chiama tuo cugino. Devo fare la ricarica, così posso avvisare mio cugino e soprattutto Veronica e Davide per domani. Ma lo facciamo un'altra prova a 2 ampere? Sì, ma non sappiamo quando ci arriviamo a 2 ampere. Che aumentiamo. Fuso perché sono passati più di 2 ampere. Vabbè, proviamo. Tanto ne abbiamo un mazzo. Altri 4. Vodafone Good Commerce. Vodafone 2. Dove li abbiamo messi? Ho lasciato la pocena. Che disegno? C'è un po' fatto io, ho portato i soldi. Infatti. Guarda che te la regalo la ricarica. No, che me la regali? Prendi dal mio portafoglio. Prendi dal mio portafoglio. No, vabbè, come cazzo mi lascia lì. No, tranquillo, dai, niente, qua, dimmi solo come si fa perché non l'ho mai fatto. C'è ricarica online, ti appare. Ah, l'hai rimesso il fusibile? Sì, sì, l'ho rimesso già quello no. Ah, io accendiamo. Ok. Bene, 0,0. Ah, basta mettere la tensione, magari. 2,6,1. 2,6,1. No, perché quella. La corrente di quel fusibile è quella che passa nelle bobine. Se aumenta la tensione aumenta. Ma le bobine tanto funzionano in ampere. Stai parlando di chi? Stai parlando di... Perché è arrivata sui 17, mi sa, per qualche. Perché 18? Come abbiamo aumentato la velocità. Praticamente come non si sono dichiarati. E poi come abbiamo toccato quella, la velocità si è ridotta e fu. Ah, io poi. Ma allora, questo è per l'ultimo. Ah, ok, già allora. Quello inizia allora, così, se no muore, questo deve essere così. Aspetta che accelero. Prendi uno di questo, fai così. È difficile. Dici? Sì, non mi sono messo. C'è prima qua, Lascia fare a me. No, aspetta, va. Ah, no, quelli di ieri. Io parlo di quelli ieri, sì, infatti c'è stato un po' di problemi. Proprio. Vai, quello. Hanno ragganiato con... Adesso alza piano. Tanti, piano. La carta devo mettere spazi tra i numeri. No. So, io... Piano. Daniele. Eccolo.
No, si è bruciato. Io ti dico, guarda, contro l'aeroplane. Ah, beh, contro l'aeroplane. Si è bruciato. Loro, come ha fatto? Tutto dice due. Si è bruciato. C'è stato proprio... Bisogna... Dammi retto un secondo. Devo mettere gli spazi qui, come hai fatto qua. No. Così. Adesso vediamo. Vediamo il pacchetto. Però... Sta fuori fusibile, quindi amo fusibile. Allora, cosa abbiamo fatto prima per farlo funzionare senza problemi? Voi invece, cioè, allora... divertiti, ah, è partito molto più veloce forse. Questo ce la fai e con una tensione diversa, perché questa l'abbiamo modificata dopo. Allora, andiamola al minimo questa tensione, sì. Poi aumentiamo una volta che cominciamo a vedere che sta andando, aumentiamo mano a mano. È uno più comodo, se ne vorrebbe, di quel porta fusibile. Questo fusibile, che cazzo ci serve sinceramente? A che cazzo ci serve il porta fusibile? Non so, vediamo, se appena vediamo che possiamo non metterlo, lo togliamo. Cioè, cosa c'è in serie a quello? Le bobine non si bruciano a manca, vuol dire a me così. Prima di arrivare a almeno 90 gradi. Beh, se ci scarichi 50 ampere... Ecco, qui non ci si scarica 50 ampere con la manopolina di sicuro. Allora, dai, io accelerato. Usa la vite. Questo è molto pesante. Ok, proviamo a andare al contrario. Vai. No. Dovrò funzionare lo stesso. Vai. Aspetta, vai. Allora, ta. Ta. No, aspetta, lo fermo. Mi devi dire esattamente quando stai andando che io accendo una spinta così, capito? Ok. Se no non ci riesco a reggere quel ritmo. Dimmi quando... Dimmi tu uno, due... Vai! Guarda! Fermo! Vai, stanno! Tra poco. No, si è bruciato di nuovo. Non è possibile. Cazzo, dovevo prendere di più forse. Ma non è sicuro che non ne hai messo da 4? Eh? Io mettiamolo da 4. Prova, dammi da 4. Ti hanno tratto il gioco. Luce il fusibile. Hai cambiato qualche parametro. Oh, pensate tutti che funziona. Secondo me hai cambiato quel parametro. Ecco qui. 4 ampere. Ok. 4, sicuramente rileggono tutti i componenti che ci sono. Questi erano tutti verso su? Sì, all'inizio sì, quando ha funzionato, poi ne ho abbassato io uno verso giù. Che sembrava, proviamo con così. No, lo fai sì. Dopo, intanto... Secondo me le fasi sono staccate così. Sì. Te l'ho fatta, Ah, grazie, mi è arrivato il messaggio adesso. Posso scegliere come sì, sei? Sì. No. Allora. Sì, adesso voglio vedere una cosa, quindi con tutti e tre abbassati, cosa succede? Ah, sì, ho capito, quelli che si trasformano sulla destra. Quando l'abbiamo messo in moto, con tutti e tre abbassati, cambiava un botto. Così sta andando, così sta andando, no? Così? Così è frenato. Frenato? No, mi metti una cosa più grossa, metti da 4 ampere. L'ho messo da 4 ampere. Allora, proviamo come ha acceso prima, deve riaccendersi. Aspetta, ti richiamo dopo. Ok, ciao. Fallo accelerare e riproviamo. Pronto? Vai. Pronto? Vai. Vado? Pronto. Adesso. Sta girando piano, no, acceleratelo ancora, Secondo sono venuto Non ce ne fai. Ah, ecco, sono quello che hai fatto, stai. Questo l'ho fatto.
Ditemi quando è una veloce urbana. Adesso. Ok. Va bene, proviamoci a Skype. Ciao ciao. Aspetta. Vai, sta andando. Boh. Prova a abbassare la corrente un po'. Sì, sto qui. Sì, ci serve un sacco di cose, un RPM meter per vedere se effettivamente sta aumentando la velocità, quando sta diminuendo. Sì, c'è un po' di attrezzatura, mi viene un po' il naso. Ok, e questo abbassi da lì o lo aumenti da lì? E così dopo lo regoliamo solo dalla vite. Siamo sicuri che l'uscita per la batteria è giusta, io non so molto, non so perché. Oh, così, cioè, non ci sono altre ingressi uscite nel disegno. Ma perché lui mi dice out? Out qua. Cioè l'output va qua. Si combina e va. Dovrebbe andare nel negativo, che poi lo riporta uno di questi e va lo stesso positivo. A me secondo me il gioco dei diodi è quello. Ma stiamo. Cioè l'output adesso non sta uscendo da qua. No? Non lo so, qui c'è scritto frequency output. Dovrebbe essere qua l'output. Perché no, con uno di questi. No, questo con però, questo allora, non rientri lì dentro nei condensatori. No, i condensatori così siamo solo per a prendere tutto l'impulso. E riuscire a fare da tampone forse. Proviamo con uno di questi? Proviamo con uno. Non passare il centrale come. Ok, non so come le gestiscono con gli interruttori, capito? Guarda lo schermino lì come sono collegati, se vuoi. Ok, no. Non fermatelo, perché se no. Mi avvio, sono un mattito. Dov'è? Più un decimo. Su, giù, ma andiamo a mangiare, secondo te continuiamo dopo? Perché qua non sono più visti gli interruttori. No. Qui sta fermando. L'hai spento? Sì, l'ho spento perché come ho messo il freno. Senti? Così si frena. Sì. L'ha frenato troppo, quindi c'era poca. Ancora poco. Hai spento le bombe? No, visto che si è frenato molto, stavo frenando per non aumentare e l'ho spento. Ah, aspetta che metto. Quando spegni basta che stai solo questo, gli altri non è necessario. Dai. Ciao, vai. Proviamo? Bene, si può anche tenere acceso, l'importante è che puoi accendere con il minuto giusto. E con questo oggi. Ah, ma stavolta ti vedo molto meglio. Stavolta ti vedevo da schifo proprio. Boh. Perché? Ma dai, così. Guarda. Vai, stanno. Fermo. Vai. Ciao. No, forse quelli sono giusti. Ciao. Aspetta, metti tutti e tre su. Sì, adesso ti sento, dimmi. Sì, ti sento, sì. Sì, io sì, te? Sì, era molto. Ti vedo cresciuto però, sai, un sacco che ci vediamo. Sì. Mi voglio abbassare questo. Vai. Guarda cosa siamo, ti faccio vedere cosa siamo qui a fare a casa di Stefano. Lo vedi? Ciao. Vai, sta prendendo. Lascia. No, non è la. No, questo è un motore over unity. Ti spiegherò che cos'è, ok? Vedi che stanno tentando di farlo funzionare? Cioè, in poche parole dovrebbe essere un motore che con pochissima energia poi ne produce di più di quella che assorbe. Cioè, praticamente produce automaticamente energia. Proviamo a aumentare un po' qua per provare ad essere lo regge. Cioè? Aumentare questo? Ma fa andare più veloce. Sì. Vai, fa andare più. Questa dovrebbe passare. Vai ancora? Questa dovrebbe passare. No, lascia così. Adesso prova. Ok, no, quindi c'è 5. Le prendo chi come le mie. Più impulso. Ma quindi c'è 5 deve andare qui a 0. Ok. Vedi che questo non cambia. Va bene. Raga, ascolta. C'è anche il timing disk dietro. Secondo me dobbiamo sapere esattamente quanti ampere sta. Modificare questo. Perché non lo mettiamo su un supporto? Per poterlo muovere a destra e a sinistra per vedere dove è il punto giusto. Perché potrebbe non essere il punto giusto, lui magari adesso sta consumando un sacco.